Uno dei commenti più famosi riguardavano il mio aspetto estetico e la mia balbuzie, quindi sei bellissima, peccato che balbetti, quindi vedevano questa balbuzie come un valore negativo che inficiava sulla mia personalità e sul mio aspetto. Ciao a tutti, sono Lucia Napoli, ho 22 anni e sono una studentessa di giurisprudenza. Sono ex balbuziente e tutor in viva voce. Quando frequentavo il percorso di viva voce, decisi di pubblicare qualche video sui social network, in particolare TikTok, dove parlavo di balbuzie tramite trend. Purtroppo però arrivarono dei commenti negativi, da parte di profili falsi e quindi fui, indirettamente costretta a dover cancellare questi video e per vari anni ho deciso di non pubblicare più questi video proprio un po' per la paura di poter ricevere nuovamente questi insulti. C'erano anche commenti relativi al mio nome, poiché io circa 2 anni fa pubblicai un video sul mio Instagram, un video testimonianza a conclusione del mio percorso in viva voce, dove appunto spiegavo tutti gli episodi di voice shaming che ho subito. In particolare in questo video parlavo di quanto per me fosse stato difficile comunicare e dire il mio nome e quindi delle varie ripetizioni che facessi prima di pronunciarlo. E diciamo che colpivano proprio su quello che era il mio tallone d'Achille. Ho scelto di parlarne solo dopo che collaboravo con Viva Voce in qualità di tutor, proprio per far sì che la mia testimonianza potesse essere di aiuto a tanti ragazzi che come me hanno vissuto o vivono questo disagio. E oggi sensibilizzo molto sul parlare, sul condividere soprattutto tutti gli episodi, ecco, di voice shaming, ma in generale qualsiasi forma di discriminazione è giusto ed è corretto che se ne parli, per quanto capisca che delle volte è difficile condividere un qualcosa che ti ha fatto davvero soffrire, fatto stare male.